Si è conclusa l'edizione 2015 della Notte di Fiaba dedicata a Cappuccetto Rosso. Complice il bel tempo di fine agosto, la partecipazione di pubblico è stata eccezionale, soprattutto per lo spettacolo pirotecnico di sabato, ma molto affollate sono state anche le altre manifestazioni come i viaggi nella fiaba. Nella serata di ieri è stato svelato il tema dell'anno prossimo. La Fiaba 2016 sarà Aladino. La scelta è stata data ai bambini e ragazzi che in questi giorni hanno affollato Riva, che hanno imbucato nell'urna centinaia di cartoline di voto. Per la seconda volta, quindi, dopo Alibaba nel 2006, Riva del Garda si immergerà nelle calde atmosfere dei deserti arabi. Abbiamo sentito Jasmine Aladino subito dopo la proclamazione ed Enzo Bassetti del comitato Notte di Fiaba che ci traccia un bilancio della manifestazione appena conclusa. Un battipanni, un ritratto, di chi? Di chi è? Di chi è? Di Einstein. Direi più il ritratto di un genio, una lampadina e un abat-jour. Mi pare che io posso lavorare con un abat-jour? Non lo so, ma io non sono il genio della lampadina e puoi figurarti se sono il genio dell'abat-jour. Non mancherebbe altro. Finalmente ti ho trovato, genio! Dov'è la lampada? Che risata satanica! E guardia! Non ce l'avevo, sono uscito senza moneta, ero qui un attimo, ero qui con voi, ero colpa loro. Ti ribatti il cartello! Io non ci volevo venire, non ce l'ho. Forse stavi cercando questa, Jafar? Può darsi. Ma se ti prendi, dovrai aspettare la fiaba del prossimo anno, che sarà... Per la prossima notte di fiaba. Sì, arriveremo su un tappeto volante. Al prossimo anno arriva del Garda, vi aspettiamo! Presidente Bassetti, si è appena conclusa la 41esima edizione della notte di fiaba. Riusciamo già a fare un bilancio? Sì, non completo, ma un bilancio molto verosimile a uno completo, insomma. Nel senso che ci sono le ultime cose che andremo a contare, diciamo così, nei prossimi giorni, però insomma molte cose sono già evidenti: il successo di pubblico, di partecipazione, delle nostre proposte, dei volontari, in un tempo da ricordare, perché insomma abbiamo avuto 4 giorni molto, molto belli che erano anni che non vedevamo e questo ovviamente ci ha aiutato molto. Riusciamo forse a sapere quello che può essere l'indotto sulla città creato dalla notte di fiaba? Ci sono dati di questo tipo? No, un'indagine di questo tipo non è mai stata fatta e non lo sappiamo. È ovvio che come tutte le manifestazioni ha diversi obiettivi. Uno ovviamente quello di portare visitatori in città e da questo punto di vista ci riusciamo da sempre, insomma. Forse Notte Fiaba è nata anche per questo. E due, quello di portare l'immagine della città ovviamente fuori dai confini più prossimi, e anche questo è un obiettivo che raggiungiamo. Anche quest'anno diversi settimanali e quotidiani nazionali hanno dedicato dello spazio alla Notte di Fiaba, quindi tutta immagine di Riva che esce.
Poi quello di fare intrattenimento comunque gli ospiti presenti, e anche questo è un risultato che otteniamo. Poi è evidente, come tutti gli eventi di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, che siano sportivi, culturali, folcloristici, della tradizione o quello che vogliamo, commercialmente parlando portano dei vantaggi magari non a tutti, ma ovviamente dipende dal tipo di evento, che quindi avvantaggia più certe categorie che altro. In altre parole, feste come la Notte di Fiaba ovviamente sono importanti per la ristorazione, per i pubblici esercizi, per le gelaterie, per ovviamente gli alberghi, certamente meno per magari per un negozio di scarpe, un negozio di vestiti o un negozio di orologi, perché è un tipo di pubblico che viene attratto direttamente dalla proposta e partecipa a questa proposta, e quindi il loro scopo di venire per questo. Altri tipi di eventi invece magari avvantaggiano più altre categorie economiche a dispetto magari di quelle citate poc'anzi, insomma. Quindi il discorso di fondo è che gli eventi portano gente, la gente porta comunque ricchezza e l'economia si crea in questa maniera. Per quello che riguarda lo spettacolo pirotecnico, ci saranno delle novità il prossimo anno? Non è detto che ci siano delle novità, nel senso che ci sono le novità che il pirotecnico propone tutti gli anni con qualche fuoco nuovo. Come spettacolo lo ritengo difficile che ci siano delle novità. Lo spettacolo va molto bene, è molto apprezzato, c'era una marea di gente ieri ad assistere appunto all'evento. L'unica cosa che noi potremmo fare per rinnovarci è tornare a fare come diversi anni fa i fuochi musicali, ma costano molto di più di quello che possiamo spendere per quel tipo di spettacolo, per cui credo che ancora per qualche bel anno non potremo proporli. La Notte di Fiaba vive grazie al fantastico gruppo di volontari, ma anche al supporto di enti e istituzioni. Sì, Notte Fiaba conta su un buon comitato e su un ottimo numero di volontari che ci aiutano, perché far 4 giorni dalle 8 di mattina a mezzanotte ci vuole un sacco di gente, perché ricordo proponiamo più di 100 appuntamenti in 4 giorni, quindi il volontariato è la base di tutto, però anche il volontariato va aiutato. In primis ci crede da sempre Notte Fiaba il Comune di Riva, l'azienda di promozione turistica, ci crede Cassa Rurale di Arco, 30 Spa, ci crede Confcommercio, Riva Fiera e Congressi, insomma un sacco di altri enti e soggetti cittadini, e partecipano diversi, danno il loro contributo fattivo diversi gruppi locali. Ovviamente senza i pompieri non potremmo fare i fuochi d'artificio, abbiamo i CB Club, abbiamo la banda di Riva, abbiamo il gruppo di Rone De Gasperi, abbiamo la biblioteca, abbiamo il museo, abbiamo, insomma, dimenticherò sicuramente qualcosa, l'Istituto Casa Mia, abbiamo sicuramente un sacco di gente, me ne dimenticherò qualcuno e mi dispiace, ma insomma tutto questo è la forza della Notte di Fiaba.